roba, ma Davvero? tanta roba, Bea, Tanta tanta roba, roba. ma soprattutto, miseria, però la torta non c'è, volevamo anche la torta, visto che è il primo anno, esattamente 365 giorni fa, questo signore qua veniva incoronato sindaco di Cernobbio. Stiamo parlando di Matteo Monti che è venuto a trovarci. Buongiorno sindaco, Buongiorno, buongiorno a buongiorno, voi. beh, complimenti, auguri, che si dice in questo caso? Auguri! Auguri? Buon Ci vuole lavoro, la torta. diciamo buon lavoro. Buon lavoro, carissimo Matteo Monti, buongiorno. E qui per festeggiare, beh, dai, comunque tutto sommato, questa è una Sì, giornata diciamo particolare. da festeggiare, ma diciamo di continuare un lavoro che è Questa iniziato mattina, un anno fa. quando ti sei svegliato, hai pensato a un anno fa? Sì, dai, di la verità, cosa hai pensato? Ma allora, ho pensato all'emozione del primo giorno, nel senso che, come ho detto esattamente un anno fa, arrivare in comune con un ruolo diverso, perché io la macchina amministrativa ormai 10 anni che sono nella pubblica amministrazione, ma oggi con un ruolo diverso. Adesso, dopo un anno, posso dire che sono soddisfatto del lavoro. Poi, sicuramente in questo primo anno non sono riuscito a fare tutto quello che i cittadini mi chiedono, perché riuscire a soddisfare tutti è impossibile. Ma dare un cambiamento rispetto al passato sicuramente ci siamo riusciti. E lo dico non da solo, perché credo che Uno dei tuoi sì, uno dei miei assistenti e componenti, assessori, perché sono gli assessore, assessori, sì, è Mario infatti. Della Torre che è qui con me Che è oggi, assessore allo sport, anche assessore, anche anche. Gli assessore allo hai sport. cacciato 20.000 deleghe, povero, povero Mario. Buongiorno Mario, Buongiorno, buongiorno carissimo. buongiorno, E sei qui ciao. anche assieme a Giuseppe Mazzeo, che saluto, buongiorno Buongiorno a Giuseppe. te. Giuseppe, buongiorno anche a voi, Ciao. per parlare di questa nuova iniziativa, visto che a Cernobbio non si fa mai niente. No, No, lo non dico, ancora. no, lo dico scherzando, ovviamente, visto che c'è tutto e di più, la festa dello sport. Lo sport per tutti. Fine settimana, quindi, di grande sport. Esatto, Festa dello Sport non è nuova perché è la Quarta. quarta edizione, quindi quest'anno forse più in grande del solito, grazie agli amici dell'Invincibile, Bruno e Giuseppe. Quindi 2 giorni, 15 Sabato e e domenica, domenica, quindi 2 giorni esatto, 2 giorni. sulla riva, vero Sì, Mario? Piazza Risorgimento, la riva di Cernobbio, la riva più bella del lago di Como e speriamo nel meteo, Lo perché dici, qui lo è dici, fondamentale il più meteo. bello, quello di È e vero. tre il sindaco Mauro Guerra, che magari Uguale, dice: no, è la più bella quella di tre mezzo. No, certo. Ma vabbè, prima passano da la prima Cernobbio. Cernobbio, va No, il bene. lago di Como inizia a Cernobbio, No, va quindi è la bene, più no, bella. no, Uguale. inizierebbe da Como. Va bene, comunque, no, festa Festa dello dello sport sport. perché è bello avere, ecco, tante. Poi spieghiamo, co cosa ci sarà in piazza, Giuseppe, poi parliamo anche dal punto di vista tecnico, cosa ci sarà. Sì, ciao a tutti. Ciao caro e grazie di essere Allora, il venuto. sabato sarà dedicato ai motori, la prima parte, nel senso che avremo la polizia stradale, faranno anche guida sicura per i bambini e avremo Ferrari, Vespa Club, Trikers che arrivano da tutta la Lombardia. La sera abbiamo 2 concerti dei ragazzi disabili dell'unità spinale del Niguarda, mentre tutta la domenica è dedicata unicamente allo sport, per cui di Tutte tutto le un po', discipline, tutte le vero? discipline Ed è un e modo, Giuseppe, per avvicinare certo, le famiglie, i integrazione. ragazzi, i giovani, a provare lo sport. Sì, ma non solo quello, il nostro scopo è quello di integrare la disabilità con la normalità, diciamo, Questo è molto questo. bello. Questo va bene, molto bello, ci piace sottolinearlo. Quindi, Certo, assolutamente. disabilità e normalità che comunque si compensano, Integrazione, si integrano certo. assolutamente, vero? Avremo yoga, avremo tante attività, lo scherma, il Parkinson col pugilato, tante attività per l'integrazione. Ecco, questo è molto importante. So che voi come Invincible Diving vi siete già battuti su questa Noi cosa e avete già siamo, ottenuto grandi certo, risultati, vero sì, Giuseppe? anche grazie a loro perché stiamo lavorando in sinergia e portiamo avanti dei progetti, le piattaforme, tutti questi alcuni progetti che si stanno sviluppando. Mario, ecco, a Sì. questo punto, come dicevi prima, visto che ci siamo visti qualche settimana fa per parlare della mini basket, che purtroppo poi alla fine è Saltato, saltato per il speriamo di tempo, recuperarlo a settembre. la variabile, diciamo, è il tempo. Meteo, È il certo, meteo, meteo esatto. importantissimo perché lui ha detto una parte forse degli eventi, perché ci sono società sportive di tutti gli sport, quindi dal canottaggio alla pallacanestro, alla scherma, tutte le arti marziali, quindi anche, anzi, invitiamo le famiglie e i ragazzi a venire in riva e a provare lo sport, perché lo sport è aggregazione, in questo caso è ancora meglio perché è integrazione. Perché lo sport è unico, quindi non secondo me non deve esistere disabilità o No, anzi, invalidità, ma cioè. poi loro fanno benissimo, lo sai Esatto, meglio di me, loro fanno benissimo e loro come tanti altri, certo. io Certo.
cito la Briantea, cito altre belle realtà che sono venute qui da noi a trovarci, fanno tantissimo per la disabilità. Tra l'altro ieri abbiamo parlato anche con un agente della polizia locale di Como che ha fatto la 100 km del passatore, e settimana scorsa è venuto a trovarci anche Fausto Clerici, non vedente, che nonostante la disabilità ha fatto la 100 km del passatore. Quindi sono cose belle e importanti, lo sport che davvero ti fa importante. Poi ci saranno anche le dimostrazioni di salvamento in acqua con i lupi di Maslianico, giusto, che fanno, sì, quindi il dimostrazioni con i cani, tantissima roba, e insomma dovete venire a Cernobbio. Assolutamente sì. Ma a proposito, caro assessore, di Cernobbio, di sport, di Riva, senti, io ieri ho fatto, adesso facciamo rivedere questa foto qua storica che mi ha portato il presidente del basket, sì, che mi ha portato il presidente della vostra società di Cernobbio, Rinaldini, Silvano, che saluto, e che vedono questo ragazzo, come dire, di belle speranze, che poi alla fine però non è diventato giocatore, è il sindaco. Ha cambiato sport. Non ti sei offeso? Ma ci mancherebbe, è un piacere, nel senso, parlare, qua, parlare foto, di Cernobbio. Facciamo vedere la foto del sindaco, che è questa qua, è un sindaco in giovane in Riva a Cernobbio, e il sindaco oggi, esattamente. Era quindi 20 anni fa, mi dice circa. Circa 20 anni fa, sì, diciamo di sì. Ti piaceva il basket? Mi ha detto il presidente, sì, discreto, mi ha detto, però meglio come sindaco. Quindi diciamo, non so, tra le tue conclusioni, stare in mezzo alla gente, e quindi forse lo sport lo interpreto così, poi l'attività sportiva un po' meno, perché non sono un grande sportivo. Mi piace socializzare, quindi questa forse è una delle iniziative che la Parca Social ha fatto negli anni, e ringrazio davvero chi ha fatto crescere questa attività, perché poi nasce sempre dal volontariato tutto questo. Quindi grazie alla Pacaestro Cernobbio, che comunque porta avanti ancora adesso un'attività su Cernobbio. Ma bravissimi, grande attenzione, e sono venuti a trovarci qualche settimana fa, e abbiamo presentato con piacere, perché quest'anno anche per loro è un traguardo sicuramente molto bello, importante, storico, e viva Dio che ci sono e che riescono a portare avanti. Quindi ci saranno anche loro domenica, e poi tante belle realtà. Quindi sindaco, anche da parte tua direi, no, l'invito... Sì, l'invito è sicuramente a venire a Cernobbio, ma io lo ripeto. Tra l'altro qui ho visto anche un Welcome Cernobbio, dove avete tanta roba, vero? Sì, abbiamo messo tante iniziative e un po' a differenza diffuse sul territorio, nel senso che partiamo da Rovegno, scendiamo a piazza per poi arrivare a Cernobbio, dove c'è la piazza del Sorgimento, il museo della Villa Bernasconi, quindi abbiamo creato tante iniziative su tutto il territorio. Ma una cosa che voglio aggiungere, che mi ricordo dell'intervista fatta con Giacomo Radio un anno fa, che siamo riusciti a garantire l'apertura del parcheggio multipiano di Villa Erba. Quindi quando ricordo arrivate, che questa è stata una delle prime cose che mi avevi detto. Quando arrivate a Cernobbio, parcheggiate al multipiano che c'è all'ingresso, quindi costa un euro tutto il giorno. Parcheggiate, sono 800 metri per arrivare nella riva di Cernobbio, e anche per visitare non solo la festa dello sport, perché Cernobbio questo weekend è vero che è la festa dello sport, ma potete visitare la strettoia, tutte le vie di riferimento di Cernobbio, andando a trovare anche le attività commerciali. Io, se mi permettete, voglio fare un po' un quadro generale di questo primo anno, perché credo che il primo anno di mandato sia un po' significativo, non solo per i cittadini, ma per tutti. Qualcuno mi dice: non hai lungimiranza, non hai delle politiche chiare. No, io ho un quadro preciso di quello che stiamo facendo, perché partiamo dalle politiche della sicurezza del territorio, quindi videosorveglianza, contributi ottenuti dal Ministero, e siamo in gara per il progetto di videosorveglianza da più di 100.000 euro, e questa è un'opera fatta dalla nostra amministrazione. Politiche economiche, finanziarie e tributarie, qui ho la fortuna di avere al mio fianco l'assessore che ha una parte delle deleghe, perché non ha solo bilancio e tributi, ma ha anche marketing territoriale. E quindi questo cosa vuol dire marketing territoriale? Turismo, attività produttive, demanio, montagna, quindi direi un marketing completo, e questo è un altro obiettivo che ci siamo posti in questo anno. Abbiamo spostato l'ufficio turistico, perché prima l'ufficio turistico è ancora dove c'è il museo della Villa Bernasconi, l'abbiamo spostato nella struttura in piazza Risorgimento fino a metà settembre. E tutto questo non nasce da una pazzia del sindaco o degli assessori, ma da una strategia, da una politica diffusa sul territorio, di questo marketing territoriale, ma soprattutto avere una lungimiranza di cosa succede a Cernobbio. È normale
che nel primo anno di mandato avvengono un po' di cambiamenti e un po' di subbuglio, nel senso perché i cittadini adesso stanno raccogliendo firme per l'Onda, stanno raccogliendo firme per la Giosta, stanno raccogliendo firme per il centro fisioterapia. Io però dico questo, come ho detto altre volte, sono un sindaco che sto in mezzo alla gente, quindi se c'è un problema venite, la porta del mio ufficio è sempre aperta, parliamone. E su questo devo dire la verità, io sono venuto qualche volta e sono girato con te in paese e a volte ero anche in imbarazzo, perché in effetti non c'è 150 metri che la gente non ti ferma, ma lo dico sul serio, sì, perché l'ho visto, cioè più che averlo visto sono una testimonianza vivente del fatto che la gente poi magari forse ti critica anche, però ti ferma, sì, questo ti saluta. Il suo lato positivo e negativo, nel senso che ci sono alcune cose che siamo riusciti a sistemare velocissimamente, altre, giusto per dare un esempio, è ancora sabato, perché anche qua tutti i sabati andiamo nei centri civici a incontrare la gente, quindi stiamo in mezzo a loro, sostituire il cestino, non sono ancora riuscito, un esempio concreto a Rovenna che avrei voluto fare nell'anno, non sono riuscito, abbiamo ordinato ma non sono ancora arrivati, sistemare una panchina che gli anziani mi chiedono, non sono ancora riuscito, è la verità, però credo che siamo riusciti a portare a Cernobbio alcune iniziative che negli anni si cercava di fare, abbiamo diffuso sul territorio gli eventi e questo è un altro merito ed è un merito ai miei assessori. Abbiamo fatto un'arte contemporanea un po' diversa rispetto agli altri anni e anche questo non solo all'interno del Museo della Villa Bernasconi ma diffuso sul territorio. Abbiamo coinvolto le associazioni e stiamo coinvolgendo le attività commerciali, quindi stiamo lavorando con loro in maniera concreta e sul territorio. Poi è normale le critiche perché quando si amministra, quando si cerca di dare un cambiamento, questo avviene. Un'altra cosa che magari dico alla radio è quella di cercare di comunicare, nel senso un obiettivo che ci siamo posti. Qui comunicazione qua siamo a esponi la porta aperta, ma nel senso che vabbè, okay. No, però è vero, quindi di eventualmente chiamare, venire da te, sì, parlare, rivolgersi, chiedere. Senza problemi. Esatto, perfetto. Comunque, soddisfatto, adesso al di là del fatto che poi ci sono, sì, delle critiche, ci mancherebbe altro, però tu hai elencato anche delle cose che giustamente e concretamente avete fatto, quindi bilancio soddisfacente? Diciamo di sì. Prima candelina, quindi buona. Accenderemo, va bene. Sindaco, grazie, perché siamo purtroppo quasi grazie arrivati anche al termine. Allora io direi chiudiamo velocissimamente davvero con Mario Della Torre, assessore allo sport, quindi ricordatevi, ecco, sabato e domenica, festa dello sport per tutti, venite insomma a Cernobbio. Matteo, caro Giuseppe, allora? Grazie a tutti in anticipo e vi aspettiamo. Tanto sarà bellissimo, il tempo sarà bellissimo, ne siamo certi. Abbiamo prenotato anche quello. Abbiamo prenotato il tempo. Allora, festa dello sport, lo sport per tutti, però questo è molto importante. Anche le persone con disabilità, anzi, soprattutto anche loro, invitati a Cernobbio, in riva, con gli amici dell'Invincible Diving, con il comune di Cernobbio, l'assessore e il sindaco che oggi sono stati qua con noi.